Devo dire, come dicevo prima la tua collega, una gara positiva. Usciamo da una trasferta comunque con una squadra super, una buonissima squadra. Siamo stati in partita praticamente punto a punto e purtroppo per episodi siamo arrivati alla fine e abbiamo perso una partita, però ripeto, solo per dei piccoli episodi, quindi non devo fare complimenti a tutta la squadra, allo staff, l'aveva preparata anche bene, mettendo anche in quintetto base comunque Sacchettini, facendo giocare da tre Maiocco, aveva anche pagato questa situazione e devo dire, ripeto, ci manca sempre qualcosa per arrivare alla fine, per vincere le partite, però è stata una trasferta, usciamo con la considerazione di una trasferta comunque positiva. Beh, sicuramente l'assenza di Matteo è stata un'assenza importante, noi ci manca comunque una rotazione e poi non so col senno di poi, non so come sarebbe andata, però sicuramente l'assenza di Matteo Martini è pesata, e, però ripeto, come ti dicevo prima, anche nei primi due quarti abbiamo fatto un'ottima partita e poi siamo sempre rimasti in gara e poi per piccolezze non siamo riusciti a portarla a casa, però è sicuramente una trasferta molto, molto positiva e che ci prepara, sperando di avere un Martini martedì in palestra e non avere nessun problema, ci prepara a questo 15 giorni diciamo più importanti dell'anno, quindi subito settimana prossima con Matera e poi di conseguenza abbiamo la pausa e poi contro Iesi la partita fondamentale. No, non cambia niente, anche perché noi con Iesi dobbiamo vincere, quindi giorno per giorno, partita per partita, da incominciare subito da domenica a vincere appunto la partita fondamentale con Matera e poi andiamo là, ci giochiamo tutto, quindi partita per partita, pensiamo partita per partita, non cambia nulla.